possibilità di rispondere anche professore sull'assessore. Allora, mi piace molto l'idea della virtualizzazione, vi invito a guardare il Freelance Zoom, lo Zoom dei sistemi operativi virtuali, che è una creazione qua di Bologna, potete sperimentare tutti i sistemi operativi liberi e anche a informatica. Abbiamo la possibilità per gli studenti di provare ogni sistema, quindi questo lo facciamo già da tempo, come tante cose, cioè il multiple desktop li avevamo già da tanto. Ma andiamo al discorso concreto. Mi ricordo Trilussa, se io ho un pollo, io ho due polli, tu non hai nessuno, alla fine abbiamo mangiato un pollo a testa. Le statistiche sono belle perché si fa dire loro tutto quello che volete. Tra l'altro Gartner è famoso per essere uno dei gruppi che dà le notizie, condizioni il mercato, e quindi rende verità quello che dice, perché è talmente autorevole che lo fa. Quindi bisogna sempre prendere con le molle tutto. Guardate, get the facts, ce lo dico loro. Quindi prendete i fatti. A parte potrei citare NetCraft, e vedete che abbiamo come software libero il doppio dei server web di quelli che esistono dall'altro. Ma non voglio dare i numeri da una parte. Guardiamo invece che cosa sta succedendo adesso, mi si chiede il futuro. Quando non puoi combattere un nemico, alleati, o meglio, la manovra che è in corso è una manovra degna della strategia militare di Napoleone. Dividiamo il nemico, se lo dividiamo allora avremo dei nemici più facili da aggredire. Mi voglio citare una frase del 1988 detta da Bill Gates. During the next 10 years millions of programmers and users will utilize this system. Da fra 10 anni milioni di programmatori e utenti useranno questo sistema. Nel 1988 Bill Gates sta parlando di OS2. Quindi qual è la politica di Microsoft? OS2 ha reso la compatibilità nei primi NT, in modo che il mercato migrasse dagli ex OS2 a loro, poi è chiuso. Qual è lo scopo reale di quel accordo che ora hanno fatto con Novell? Scambio di brevetti. Tra l'altro, brevettare il software, grazie al cielo, ce l'ha scampato il Parlamento europeo, perché non ha senso brevettare il software. È come brevettare, guardate il framartino, è come brevettare il giro armonico, che come ho detto più volte toglierebbe di mezzo il Festival di Sanremo, ma io mi strapperei le vesti pur di averlo indietro il Festival di Sanremo. Perché sarebbe una limitazione alle libertà. I brevetti creano grossi problemi. Arriviamo a Novella e poi parliamo un attimo dei brevetti. Novella, ci sarà il Linux, ci rende la vita molto più difficile come comunicatori del software libero. Prima dicevamo appunto c'è uno e c'è l'altro, adesso ci sarà il Linux buono e il Linux cattivo. Perché il Linux SUSE, Novella, è quello più interoperabile. Allora quando vado da un pubblico amministratore a dire passa software libero, ma c'è questo software libero che però contiene dei brevetti di quello e che mi rende la vita più facile per migrazione, ci scommetto, ci ha messo le mani gli altri per tirarti come con una fune verso questo. Non lo so, io ho una scommessa del tutto formale, perché non è un accordo senza termine. Alla fine del termine di questo accordo mi aspetto una fusione per incorporazione della Novella in Microsoft, oppure della sezione di SUSE, in modo che a questo punto il parco clienti di Linux cattivo è passato nelle mani della Microsoft, che quindi può farlo migrare ai suoi sistemi, come ha fatto con OS2, la storia ci insegna. Siamo davanti a due visioni del mondo. Brevetti,
pensiamo al brevetto questo qua, rilasciato nel 2004, loro, Microsoft, 6785865, potete controllarlo o cercarlo via rete. Hyperlinks via tab, si intitola. Poter navigare un link facendo tab, l'hanno brevettato. Il problema dei brevetti è che il brevetto nasce per la materia, invece viene applicato allo spirito. Applicando il brevetto allo spirito si vincolano elementi del linguaggio per 20 anni, quindi per 20 anni. La differenza fondamentale è che non ho più la libertà algoritmica. Se con il diritto d'autore ora nel silenzio della mia cameretta scrivo un programma e quel programma è mio, come se scrivessi un romanzo, una canzone, perché è software. Vale il principio fondamentale della libertà intellettuale. Se ci sono i brevetti, io devo controllare se per caso ho fatto un tab e navigo un link, ho un'icona che modifica la sua immagine per manifestare l'avanzamento di un processo, altro brevetto, ho messo un tab, quelle cartelline, questo è Adobe il brevetto. E i brevetti, sentite, non servono per tutelare, né per tutelare l'invenzione, è una delle panzanate che raccontano, né per l'avanzamento tecnologico né scientifico, servono solo per una guerra commerciale fra grandi aziende. Vi racconto questo episodio. Dico questo episodio e poi vi lascio la parola. Io sono titolare di 2 brevetti, rilasciati, potete controllarlo, dalla Camera di Commercio di Brevetti di Bologna in ambito nazionale. È un brevetto di elettronica, materia, quindi quello che dovrebbe servire un brevetto. Elettronica, un dispositivo che non fa saltare la luce in casa, anche se attaccate la lavatrice alla stoviglie, tutto è via radio, in maniera che non dovete cablare nulla per casa. L'ho fatto vedere ad alcune aziende, si sono manifestate non interessate, al mare un anno apro il giornale e trovo la mia invenzione implementata. Vado da un avvocato e dice, convinto com'ero che i brevetti fossero per l'innovazione, li facciamo a caso, gli togliamo anche la maglietta. No, dice, se vuoi, però loro sono grossi, hanno gli avvocati, tirano fuori qualche paio rato, tira fuori, non mi ricordo più l'importo per partire, perché costano un casino le case sui brevetti, e incominciamo, però non so dove andremo a finire. Io ho piantato tutto. I brevetti, sapete che non ci sono attività processuali sui brevetti, sono tutte accordi extra processuali. Perché sono i grossi che i piccoli li mangiano e fra loro fanno patti di non belligeranza. Non è un caso che i brevetti sul software in Europa li volevano i grossi e tutte le piccole e medie industrie non li volevano. Non è un caso che il 4 di luglio dell'anno scorso il Parlamento europeo in seconda lettura ha rigettato questa norma. Questa norma è stata rigettata. E ci voleva la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, una cosa mai successa in Europa. Notate che i giornali non hanno proferito parola su queste cose. Perché? E adesso vi rispondo alla domanda di prima. Perché non si usano altri software? Perché non si può conoscere? Perché qual è quel giornale che vuole perdere il paginone di pubblicità? Qual è quel centro di ricerca che vuole perdere i finanziamenti per... I finanziamenti possono servire per la ricerca, ma anche per comprare l'opinione, pensateci. Signor Boccalano, se vuoi rispondere brevemente, se no... Sì, un paio di minuti così andiamo avanti. Facciamo. Non è che ci sono le risposte, il professore solleva gli argomenti molto interessanti, per cui ci sono molte cose interessanti che ha trattato. Io una cosa che volevo lasciarmi come sempre in merito alla questione dei due modelli, eccetera. Guardate, penso che sia così rilevante prendere in considerazione che il mondo è fatto da... è vario e sta cambiando, che per darvi un'idea, all'interno di Microsoft c'è una divisione che si occupa di capire come risolvere i problemi dei clienti che utilizzano ambienti eterogenei, perché questa è quella realtà dei fatti. Cioè, credo che anche voi a casa abbiate differenti tipologie di tecnologia di fornitori, io personalmente ne ho davvero tanta, indipendentemente dal lavoro che faccio in Microsoft.
Per cui, quando un cliente mi dice a me non interessa il produttore A, il produttore B, sei open source, non sono open source, io voglio che, che dialoghi insieme correttamente, questa distribuzione di Linux, perché adesso ragazzi, cioè, diciamocelo di attorno, non è che tutte le distribuzioni di Linux sono identiche. Sapete perfettamente come funziona il processo. C'è un momento in cui viene congelato il kernel, da un'azienda lo prende, per 6 mesi non lo vota più, perché c'è aggiunta dei pezzi, piuttosto che tutti gli altri elementi e dicendo, le varie comunità lavorano non necessariamente sincronizzate tra di loro, e non esiste ancora uno standard, tanto che anche nel mondo open source è stato creato un organismo per cercare di definire qual è la base standard per Linux stesso, perché altrimenti succederà come con Unix, tutti i vari elettrici. Il cliente dice, io ho i server Linux, ok? Microsoft voglio che lavorino, Novell, Red Hat, JBoss, Xen, altre società impegnate con modelli open source o misti nel creare tecnologie, hanno praticamente, cioè il cliente ci ha detto andate da loro e risolvete i problemi. E noi abbiamo iniziato, questo proprio il mio gruppo, io faccio parte dei 50 che portano avanti questo discorso, questo programma di interoperabilità. Abbiamo iniziato con aziende piccole ma anche con aziende grandi, guardate che siamo andati anche da Red Hat a Logger, continuiamo a andare. Red Hat è un atteggiamento che per vari motivi, che adesso potremmo discutere, magari se volete mi scrivete, vi racconto questa storia, vi dico perché non siamo ancora riusciti ad addivenire a una conclusione, il che va a detrimento dell'interesse del cliente, mentre Xen, Zend sono leader nelle tecnologie di virtualizzazione, JBoss nell'application platform, sì, lo dico subito, abbiamo fatto degli accordi, con Novell anche, e sono per esempio sulla virtualizzazione per far sì che Linux possa virtualizzare Windows nel modo più efficace possibile, Windows possa virtualizzare Linux nel modo più efficace possibile, sui web services e sui formati documentati. Poi la stessa Microsoft ha dei progetti open source. Andate su www.codeplex.com, è una piattaforma di tanti di progetti basati su Logic e condivisi, open source. Sia ci sono i tool che le licenze. Questo a darvi un'idea delle tecnologie che scegliamo e dei progetti sui quali collaboriamo anche con Logic Open Source. Non è in azienda almeno Microsoft visto tutto come bianco-nero, vi posso garantire, perché pensiamo che il mondo non sarà bianco-nero. Il Netcraft, che il professore ha citato, in Italia dice che, che i server, voglio dire web, sono il 52% basati su Windows Server e il 48% basati su Apache. Questo è l'unico, sono due le nazioni al mondo. Questo è soltanto per riportarvi i fatti. E normalmente i web server vengono scelti da chi li mette in piedi. È difficile che la Microsoft vada a raccontare sul web server che è qualcosa di particolarmente ormai facile da mettere su. Questi sono i dati in Netcraft. Un ricercatore che ha bisogno continuamente di testare e confrontarsi con il resto del mondo della ricerca, perché dovrebbe affidarsi ad un sistema come Microsoft, chiuso e proprietario, quando invece in questo ambiente c'è bisogno di molta apertura e dinamismo? Sia le licenze Microsoft che GPL hanno delle clausole di limitazione di responsabilità. Perché dovrei essere spinto ad usare un software proprietario che si limita alla garanzia sul funzionamento, mentre con un sistema open source posso correggere gli errori autonomamente? Vorrei sapere la differenza per Microsoft tra ricerca pura e ricerca applicata, quanto vi è investito e come vengono distinte tra loro. Va bene, allora passiamo alle risposte, darei prima la parola a lei. Ok. Parto dall'ultima solo per comodità, ce l'ho segnata. No, Microsoft ha un dipartimento di ricerca su interno molto importante, si chiama Microsoft Research, se voi andate sul web trovate le ricerche. Tutto il lavoro fatto da Microsoft Research è una funzione non dipendente dalle strategie di prodotto di Microsoft Corporation. È ovvio che lì dentro si sviluppano mediamente molto del loro impegno rispetto al software o alle tecnologie IT, però ci sono algoritmi in studio, tantissime cose. Per esempio, i grossi passi che si sono fatti nell'implementazione software oggi del riconoscimento vocale sono figli del lavoro fatto da due dei principali ricercatori di origine cinese che abbiamo iniziato 8 anni fa in quel centro. Okay? Chi ne ha beneficiato? La Microsoft e basta? No, perché come il mondo della ricerca è connesso al nostro Microsoft Research, e Microsoft Research fa parte del mondo della ricerca. Secondo i canali tradizionali e convenzionali, la maggior parte della tecnologia che Microsoft o delle ricerche che Microsoft sta sviluppando, Microsoft Research, sono pubblicate o sono rese fruibili secondo i canoni ordinari della ricerca. Tanto che i capi di questa grande società, perché alla fine è una società impegna 7.000 persone, che non sono pochi,
ricercatori puri, sono persone famose del mondo della ricerca, sono stati fisici, sono stati scienziati, eccetera. Quindi la risposta anche per lei è quanto Microsoft impegna in quell'ambito, estimabile intorno all'ultimo anno sono stati 3 miliardi e quasi e mezzo dei 7 complessivi di ricerca e sviluppo. Una parte della ricerca e sviluppo invece è la parte in cui noi creiamo il nuovo software, okay? Cioè, non so, Vista. Quella lì è anche ricerca e sviluppo, non è che non lo sia, no? Perché non necessariamente però è vista come ricerca pura, cioè lasciata lì che magari poi non ne faremo niente, oppure ne beneficerà altri tipi di ricerca e via dicendo. Bisogna distinguere, questo normalmente nelle aziende che investono in ricerca si fa, perché altrimenti diventa veramente ingestibile. Penso che l'università ne sappia qualcosa su queste logiche dicotomiche. Quindi la risposta, voglio dire, a quello che riguarda quel mondo lì è proprio un'altra cosa. Se lei va su Microsoft Research, vedrà gli strumenti che vengono messi a disposizione, tutto quanto viene reso disponibile, dove e tipicamente come il mondo della ricerca richiede. Le collaborazioni nascono anche in modalità diverse. Ok, Trento ha scritto su una rivista, noi abbiamo risposto perché ci interessava, abbiamo lavorato, alla fine abbiamo creato la nostra collaborazione a Trento. Poi, risalgo, il discorso delle garanzie delle licenze. Questo è un tema di natura giuridica. Sarebbe interessante avere qua i vostri colleghi proprio di Bologna che sono molto attivi su queste tematiche. Io le dico solo una cosa. Quando il cliente pensa alle garanzie, non pensa necessariamente a ciò che i giuristi hanno codificato adesso alle garanzie, ciò che il diritto civile prevede o non prevede, perché poi il software, essendo materia nuova, è non bene tangibile, comunque il materiale normalmente non è facilmente riscontrabile all'interno dell'ordinamento totale, infatti si usa il copyright per dire spesso. Quello che le posso dire è che i clienti normalmente come garanzie vedono letteralmente il fatto che un'azienda sappia essere dietro il proprio software. Quindi nel momento in cui io ho un problema, tu sei con me a mettere a posto il problema, oppure nel momento in cui io devo capire dove la tua tecnologia andrà, perché io devo decidere un investimento, mi spieghi e decidi un investimento. Però questo è, cioè, per quanto ne so io non ho esperienza estesa, però sono contratti successivi magari di assistenza che è un servizio, non è compreso nel software che io, cioè, ho capito cosa prendo Windows XP, non ho nessuna garanzia, magari un prodotto che pago, facciamo finta che non sia la stessa. Però ci sono delle c'è scritto quali sono le garanzie. Per esempio, se lei prende la licenza all'uso del software Microsoft da 3 anni a questa parte, in Italia, leggerà per esempio che chiunque le faccia causa rispetto alla nostra a presunte proprietà intellettuali di altri che qualcuno sostiene noi abbiamo usato nel nostro software. Quindi qualcuno dice la Microsoft l'ha utilizzato in vista della tecnologia che era protetta da qualunque forma, brevetto, copyright, qualunque altra cosa, io faccio causa alla Microsoft e in un sistema, nell'ordinamento italiano, si può fare causa anche al fruitore. Ok, questo è proprio. Sì, io penso alla garanzia di funzionamento, cioè se il prodotto che ho funziona, sì. Devo sapere se Microsoft mi garantisce questo, non credo che succeda. Allora. In che senso? Non credo che succeda. Se c'è un funzionamento del software... Se la Microsoft si prende cura di risolvere i problemi? Come? Se la Microsoft si prende cura di risolvere i problemi accanto a lei? Il supporto... Sì, cioè, se mi presenti il calendario economico, in quanto che ne so, io ho la questione del danno economico, della valutazione del valore del danno economico è una questione di tutta la industria. Economico, coperta di dati, personaggi... Cioè, sì, no, ho capito cosa intende dire. Rispetto ai problemi del software, le aziende di software, anche quelle basate su open source, espongono la possibilità, questo è comune, espongono la possibilità di risolvere i problemi. Poi il cliente misura nella capacità, nella rapidità, nella quantità di impegno che quell'impresa mette per risolvere i problemi. Rispetto al danno, nel software cosiddetto pacchettizzato, cioè quello che vado a acquisire o a scaricare, non troverà niente che le possa dare delle garanzie in merito. Questo fa parte del mondo del software in genere. Giusto o sbagliato che sia, essendo un'opera particolarmente legata a processi che guidano gli uomini, inevitabilmente ci sono dei problemi sempre, no? Questo è il punto. Quanto poi i problemi impattano sta nel modo in cui anche io so quali possono essere potenzialmente i problemi e come amministro, gestisco, metto in produzione la tecnologia, tanto che si sono sviluppate fin dai tempi dei mainframe metodologie di messa in gestione. Oggi non c'è niente al mondo, in nessun tipo di ambito, sia con software sia GPL, sia con software sia protetto da piattaforme di licenze. Guardate che nel mondo open source esistono in questo momento 62 licenze diverse. Non è GPL, 62 ce ne sono. E nessuna garantisce, nessuna può fare dà la garanzia, perché onestamente è difficile. Le si dà quando si costruisce un software per un'azienda specifica.
si creano le condizioni e si dice, ok, allora, questo è quello che tu mi chiedi, io te lo faccio esattamente così, i termini del rapporto sono questi. Ma questa è l'industria del software in generale. Anche 5 minuti. No, non lo so. Okay. Poi l'altra domanda che avevo era... Vuole rispondere. Finanzia... No, il discorso del... Sì, scusate. Ok, rispetto alla pubblica amministrazione, io do solo un numero e questi sono i numeri pubblicati dall'Istat, così vi fate un'idea. Tutta la tematica della razionalizzazione, uso il termine visto che arriva l'economia, possa essere vero, della spesa nella pubblica amministrazione rispetto alla tecnologia, IT, Information Technology, in questo momento, quindi l'ultima rilevazione è del fine del 2004 da parte dell'Istat, ciò che la pubblica amministrazione spende per Microsoft, quindi per licenze di Microsoft, al massimo, perché non sono così in grado di capire precisamente, se volete a latere vi spiegherò quali sono i problemi che abbiamo nella pubblica amministrazione italiana, ma potete immaginare, al massimo rappresenta il 5,8% della spesa complessiva per Information Technology. Fine. Vi potrei dire, potrei suggerire di andare in valore assoluto? Quanti soldi? 5% non posso darvi questo numero, andate a guardare sul sito dell'Istat, perché dell'Istat non sono stato autorizzato a rappresentarlo in questa pubblica assoluto www.istat.it, ragazzi, cioè non è che le regole d'Italia le ho fatte io, scusate, cioè le leggi italiane le conoscete molto meglio. No, vabbè, adesso facciamo sempre questa domanda. No, guardate, la convenzione, cioè questi qui sono la convenzione, lei adesso ha citato qualcosa che probabilmente la maggior parte delle persone non hanno presente cos'è. È un accordo commerciale, la convenzione del software fra la pubblica amministrazione italiana e l'IBM. Anche di collaborazione. Sì. Lei ha parlato di Trento, io parlo anche di Pisa. Io finisco la... A Pisa, guardi... Finito il discorso. Provate a guardare quanto spende la pubblica amministrazione italiana nel mantenere database sul sistema di 25 anni fa, gestiti da società che non necessariamente producono software e che chiedono i servizi miliardi, ma letteralmente miliardi, per poche ore di intervento all'anno. Io sono un cittadino italiano come voi e quindi dico quali sono i numeri. Non mi frega niente della Microsoft quando vi parlo di questo, vi parlo della realtà. Cioè volete venire con me a protestare davanti al Parlamento per questo? Io scelgo i numeri perché li conosco nella vita e quindi parlo con i ministri che li guardano e si nascondono. Questa è la realtà dei fatti, ma questo riguarda il software, riguarda l'hardware, riguarda anche altre tematiche. Per cui il numero che volevate è meno del 6% della spesa complessiva di Information Technology della pubblica amministrazione italiana e per software Microsoft. L'ultimo argomento, i linguaggi. Scusate, esistono linguaggi al mondo che sono affermatissimi, che non sono mai stati neanche sviluppati come implementazioni successive, eccetera, da Microsoft. Cioè non è che la Microsoft ha condizionato il mondo dell'informatica. PHP è un linguaggio che non è nato in Microsoft. C'è un'implementazione PHP oggi per .NET e Microsoft si è preoccupata di dire, ma se il mondo usa PHP, io devo far sì che i miei server facciano funzionare meglio possibile il PHP. La nostra implementazione iniziale faceva schifo e questo ha guidato Linux. Molti programmatori però dicono, sapete che noi PHP lo sviluppiamo con i tool Microsoft perché sono estremamente efficienti. Poi lo mettiamo in produzione su server Linux perché è più efficiente, è più efficace. Finale, un'azienda come Microsoft dice, ok, allora io cerco di sviluppare parte server che lavori bene con PHP. Vado a parlare con una società che vive nel PHP e trovo come farlo. Cosa c'è di sbagliato in questo atteggiamento? Se poi a quel punto, voglio dire, gli sviluppatori PHP guideranno server Microsoft piuttosto che Linux, no, beh, avrei detto altro. Non è che l'ho definito io. Io faccio ciò che il mercato chiede. Chiuso. Questa è la dinamica di mercato. E potrei dopo spiegare come è andato S2 o altro, perché c'ero io lì. Quindi le dico cosa è successo con S2. NT non è stato fatto con l'IBM, ma è stato fatto dal personaggio che si chiama Dave Cutler, che era il capo degli architetti di MVS in digital. No, MVS era un sistema che digital aveva deciso di chiudere. L'abbiamo preso noi per portare avanti il discorso, non è NT. Mi scusi se cerchiamo anche di andare avanti, poi sono anche altre domande. Allora, in merito ai finanziamenti, adesso anche i finanziari ci sono 30 miliardi di euro, vediamo adesso... 30 milioni. Milioni. Scusa, magari il problema tra conversione. Ma parliamo di garanzie. La garanzia migliore è la conoscenza. Andiamo a vedere casi specifici. Code Red, Code Rainbow erano dei warm
che viaggiavano in rete e che attaccavano determinati sistemi di web server. Essendo web server proprietari chiusi, l'unica scelta binaria che avevano le persone era quella di continuare a tenere in produzione questi web server con il rischio, oppure chiudere la produzione, chiudere il servizio. È arrivato il service pack, perché la patch si chiama in questo modo, ma nel frattempo nessuno poteva implementare Workaround. Tra l'altro, guardate, nell'ultima EULA c'è un articolo che mi ha lasciato anche sconvolto, dice divieto di risoluzione dei problemi, è vietato se avete un problema a risolverlo. Una spiegazione che ho letto è stata quella di perché così potreste venire a conoscenza dei segreti di come sono fatte le cose. Stiamo parlando di un'economia dei segreti. La garanzia la fate voi, la garanzia la fa il fatto che la conoscenza sia aperta, che possano esistere distribuzioni. La sicurezza del sistema dipende dall'aggiornamento del sistema, dalla qualità del software e dall'aggiornamento del sistema. Esistono non dal modello di licenza. Ricordatevi bene, qui si fa, secondo me, anche un po' volutamente confusione. Software libero, open source, è un modello di licenza, non di sviluppo. I modelli di sviluppo, prima si diceva, noi abbiamo i blocchettini Lego. Che problema c'è? Ce li abbiamo anche noi i blocchettini Lego. Solo che voi li fate voi, noi li facciamo in tanti. È grosso Windows, ma Ubuntu, se andate a prendere nella sua complessità, è grosso tanto quanto, solo che invece di farne in uno l'abbiamo fatto in milioni di persone, non so, migliaia sicuramente, decine di migliaia di persone. È il modello di licenza che fa la differenza, che là è tutto chiuso, tutto segreto, poi chi lo tocca e ti vendi il segreto. Noi vendiamo servizi e regaliamo conoscenza. Un problema simile a Code Rainbow in un ambiente libero avrebbe consentito di pagare esperti locali per fare un workaround momentaneo per andare avanti con dei servizi minori, ma continuare ad andare avanti anche se non fosse arrivata la patch ufficiale. Considerate che sistemi tipo Debian hanno delle medie di 2 giorni, 48 ore. Se sbaglio correggetemi, ci sono dei maintainer Debian fra il pubblico che li conosco, chiusura almeno di primo bug. Li avete mai visti d'altra parte? 48 ore di chiusura di primo bug. Quanto avete aspettato il service pack? Che poi queste cose... quanti sistemi esistono? L'idea che viene data è di sicurezza... che si mette ed è sicura, cioè fidati, funziona così. La sicurezza, garanzie di sicurezza, ve lo dà l'aggiornamento per quanto riguarda i worm, ve lo dà la conoscenza del sorgente per quanto riguarda backdoor virus, backdoor e cavalli di Troia. È vero che uno non legge tutti i codici, ma se ha il dubbio ci sia un cavallo di Troia, nel software libero lo controlla, nel software proprietario deve fidarsi di quello che dicono. E poi il software proprietario sarà garantito, la ditta, ma nel software proprietario esistono un sacco di uova di Pasqua. Lo sapevano che c'erano le uova di Pasqua, sapevano che quando mi hanno venduto Excel c'era dentro, questo l'ho provato, un labirinto. Se lo sapevano e l'ha messo che c'è un flight simulator nell'altro, questo l'ho letto su rete, se lo sapevano vuol dire che mi hanno fatto comprare della RAM, mi hanno fatto comprare delle risorse perché mi hanno messo sul mio sistema delle cose a mia insaputa. E come quelle, quante altre cose ci sono che voi non sapete? Questo purtroppo non è la supposizione che ci siano delle cose che non vengono dichiarate, cioè si mantenga. Ma parliamo allora, parliamo ancora delle cose che... No, ma io posso chiarire anche queste cose. Parliamo allora delle cose che ci sono e sono dichiarate. Parliamo di CPA, parliamo di controllo di contenuti, ok? Se qualcuno decide di non far girare suo figlio in internet per più di 3 quarti d'ora al giorno, lo faccia pure,
alla patria potestà, ma che venga a decidere ciò che io posso o non posso vedere, no, perché io sono maggiorenne. E la possibilità di creare una catena di trust che va dall'hardware ai sistemi operativi, alle applicazioni, ai contenuti, quello che c'è dentro Vista, fa in modo che un domani vi possa essere negato di guardare qualcosa. Chi lo decide? Chi è che fa questa grande manovra di censura, chiamiamola col suo nome? Voi direte c'è la scelta, tra l'altro un nome, un sottonome della persone che hanno, del gruppo che ha organizzato questo seminario è l'assioma della scelta, no? La scelta è sacrosanta, ci deve essere, ma amiche delle mie figlie sono venute a casa mia a navigare in internet e ad un certo punto sono arrivate in un sito che dava un contenuto Windows Media, usiamo Ubuntu e non si vedeva. Le amiche non hanno detto guarda che almeno maleducato quel sito che mette i contenuti in un formato che io non posso vedere. No, dicono, ma guarda, hai una cosa fuori dal coro, tu hai Linux, funziona male perché non si può vedere. Ed è quello che succederà, perché essendo una parte fondamentale del mercato, quello sono un tipo di prodotti, è una parte minoritaria, essendoci un mercato dominante, e questo non lo dico io, lo dice la Mutà su pelle, ha detto togliete Windows Media Player da dentro e loro stanno facendo, lo toglieranno da Xperia, che adesso di Xperia ormai non ci più. Cosa succederà? Che dividerà, è questo il grosso pericolo, dividere i contenuti, contenuti buoni, contenuti cattivi. Il sistema operativo buono, puoi vedere i contenuti buoni, tu hai il sistema operativo cattivo e i contenuti buoni non li puoi vedere, ok? Risultato, se tu hai scritto un programma, sei d'accordo con loro, fai parte di quelli di serie A, fai il giro di pagare le royalty, pagare e fai parte, l'hai scritto, vuoi farlo libero, fai parte di quelli di serie B, protagonisti, spettatori. Come adesso, la musica, sei con la grande major, fai parte dei contenuti di serie A, non sei con la grande major, fai parte del contenuto di serie B. Chi di voi si è dovuta la fandonia che i DRM servono a proteggere i contenuti? È una balla, i DRM servono per le major cinematografiche. Sapete perché la Paramount, questa è bella, perché la Paramount e la Fox se ne stanno a Los Angeles? Perché? Quando l'ho letto non ci volevo credere, vi invito a leggere questo libro perché è molto interessante, dopo appena trovo la nota ve lo dico. Si chiama Against Intellectual Monopoly, è bellissimo. Perché? Ve la pensate Fox e Paramount, paladini della libertà di informazione, che vogliono violare il brevetto della Edison e quindi se ne vanno dall'altra parte? Sono sempre loro che adesso invece vogliono bloccare tutto con la MPAA. Se avete un contenuto con DRM, lo potete ascoltare, non avete ancora il bocchettone di Matrix qua dietro, quindi dovete arrivare alle orecchie. Quindi potete, parziamo di audio, digitalizzarla, minor qualità e rimetterla in rete. Concluda. Ok. Il risultato è che non avete protetto la musica, avete solo separato e avete fatto in modo che io ad esempio con il mio Linux, se voglio vedere un DVD, devo infrangere la legge, perché ho bisogno del DCSS, che è un classicamente considerato un aggiramento dei metodi di protezione. Quindi tu hai il software cattivo, ovviamente il bene e il male sono pregiudizi di Dio, quindi potete convertirli come volete, cambiare i ruoli, e al sistema operativo cattivo non posso vedere DVD. Allora, sei nel gruppo dominante o sei in quello, sei quello che vuole la libertà o che vuole stare alle regole di mercato? La piccola e media impresa italiana, ad esempio, ha preso il via ad usare sistemi Microsoft più che altro per il fatto che sono accessibili anche persone non competenti. Per quale motivo dovrebbero cambiare?
Parlando di sviluppo software Microsoft, ci può dire come vengono organizzati i processi di progettazione e se si utilizzano modelli particolari? Nel corso della mia carriera universitaria ho dovuto affrontare un esame obbligatorio di Microsoft Office. Quando poi ho scoperto Linux usufruibile gratuitamente, la cosa mi è sembrata piuttosto strana. Una parte dei vostri investimenti punta a far insegnare su dei sistemi che sono usufruibili solo a pagamento? Vorrei chiedere al professor Davoli che cosa secondo lui è la conoscenza e perché non dovrebbe rientrare nella logica di prodotto. La conoscenza è l'informazione, tutto ciò che entra nel processo del pensiero umano. Noi viviamo di conoscenza. Se la conoscenza venisse... pensiamo a un mondo... mi piace ragionare per assurdo. Andiamo a vedere il mondo contrario. Andiamo a vedere un mondo dove ogni entità di conoscenza è da pagare, è da acquistare, è... vuol dire che finiremo in una babele. Ognuno ha il suo pezzettino di conoscenza, ma non riesce a comunicare con gli altri perché non ha la conoscenza sufficiente per arrivare con gli altri. E sarebbe, tra l'altro, un mondo tremendo dove la capacità economica determina, per esempio, la cultura, determina la potenza aziendale. Un mondo in cui a chi ha sarà dato, perché chi ha soldi può acquisire conoscenza e può ingrandirsi, chi non ha sarà tolto, perché chi ha poca capacità economica avrà poca capacità di acquisire conoscenza, avrà poca capacità e avrà minore possibilità di crescita. In realtà è quello che sta succedendo. Adesso la fonte non so quanto sia attendibile, il TG1 di qualche sera fa, di un mese fa, diceva che è la prima volta nella storia, confermatevi se qualcuno l'ha sentito con me, è la prima volta nella storia dell'umanità che la vita media del pianeta incomincia a decrescere, non è più crescente. Ma è una cosa sconvolgente. Ma a che cosa è dovuto questo? È dovuto forse all'inquinamento o è dovuto al fatto che, e questa è la fonte, è Pianeta Dimenticato, Radio 1, la mattina, e diceva che, portava un servizio in cui raccontava che il principio attivo per salvare i bambini dalla malattia del sonno, quella mosca tsetse, è contenuto in un rossetto di una casa di New York, e là viene venduto per pochi dollari, gli altri non lo possono utilizzare, perché è proprietà intellettuale, ragazzi. La conoscenza è quello che ci consente di capire le cose. Voi, se siete qua, e se siete veramente studenti universitari, dovete il cuore vostro essere hacker, cioè tendere alla conoscenza e arrabbiarvi con chiunque vi neghi la conoscenza. Se vi dicono, e sarebbe come la matematica, questo è il teorema, dimostrazione, posso mica dirtela. Vedete? Ma è quello che fa. Il saggiatore Galileo Galilei ci racconta che questa non può mai essere scienza, perché la scienza deve portare a esperimenti ripetibili, e se non essere esperimenti ripetibili la conoscenza deve essere condivisa alla fonte, se no come faccio? Se mi pubblica dei numeri di performance di Windows XP, io dico, se rendi pubblico, non mi dai, perché sapete, rincorrono le persone del software libero come gli esattori delle tasse americane dove che devi toccare il foglio per dare sorgenti di Windows. Io non li voglio, perché se prendessi in mano i sorgenti di Windows vuol dire che ogni mia creazione software potrebbero dire l'hai presa da lì. Io non li voglio neanche vedere da lontano, o li metto pubblici o io non ce li ho. Comunque, dicevo, se mi pubblica un valore di performance,
non è detto che sia, che ne so, che il funzionamento di Word rispetto a OpenOffice possono aver condizionato il funzionamento di Word o mal condizionato il funzionamento di OpenOffice per far risultare i numeri che vogliono. L'esperimento non è ripetibile, non è pubblico, ok? Quindi non è scientificamente rilevante. Questo per la conoscenza. Ho dimenticato le altre domande. Sì, c'era una domanda sull'uso nelle piccole e medie imprese sulla facilità d'uso. Facilità d'uso. Hai mai installato Ubuntu e hai usato Ubuntu? Io sono 4 anni che uso Linux. Ubuntu in particolare. La difficoltà nell'uso di Linux è che se a uno dato un sistema preinstallato già funzionante, lo prendete dal negozio, arrivate a casa, qua tra l'altro si scorda di dire non utilizzarlo come amministratore tutto il giorno fino a XP, devi creare un utente, tanto se arriva un virus sono tutti brutti e cattivi, è un fatto vostro, è il mondo che è fatto così. La sicurezza vostra per voi è un costo, perché se voi installate un programmino e non si installa al primo colpo, dite che non va Windows. Se invece per installare quel programma al primo colpo hanno tolto tutti i livelli di sicurezza, arrivano anche i virus, ma voi siete contenti, perché siete riusciti a fare tutto facilmente. Fate una statistica, entrate negli uffici e guardate se utilizzano i sistemi Windows correttamente con gli utenti o li utilizzano sempre in modalità amministratore. Se Ubuntu è semplicissimo, una volta installato, è difficile, ma neanche poi tanto da installare. Tra l'altro, chi adesso ha fatto l'esperimento, ha visto dei filmati su YouTube, guardatesi, di installare Vista, si è accorto che ci sono incompatibilità di driver, e quindi l'installazione è difficile, appare difficile il cambiamento. Io non sto parlando, in realtà non stavo parlando in generale di persone che sanno se si trova un problema, il problema è che ad esempio nel caso di Windows il problema o non si risolve mai, oppure si chiama e tu riesci a chiamare e qualcuno ti risponde al mondo Windows. Vi dico un'altra cosa, fuori da Redmond non possono esistere esperti Windows. Perché? Perché non possono avere conoscenza del sorgente, non posso. Se hanno un problema, io se ho un problema su Linux, in ultima analisi vado a debuggare il kernel. Loro, e in ultima analisi cosa fanno? Spengono e accendono. Parto dalle domande, ripercorro un attimo la domanda sulla conoscenza, lascio perdere la definizione evidentemente. Quello che vi posso dire è che è assolutamente vero il fatto che è importante nel mondo d'oggi evitare ridurre quello che è un fenomeno comunque esistente dovuto alla differente capacità delle nazioni al mondo di investire in tecnologie, e il fenomeno si chiama digital divide, divisione digitale. Questo qua è un problema di natura sociale, di sviluppo economico, non ha a che fare né con un'azienda né con un'altra, non ha a che fare con l'azienda, ha a che fare come con altre tematiche sull'impostazione, voglio dire, di chi governa le nazioni, sull'economia locale, vi dicendo. Se posso però dare un commento, allora, Microsoft, essendo un attore evidentemente importante nel mondo dell'informatica, doveva per forza sentire la responsabilità di partecipare a questo tipo di discorsi. Noi abbiamo un'area che ha indipendenza nel modo di agire e un budget, anche a livello italiano, molto importante, che si occupa di far sì che la stessa azienda, quindi l'entità più negativa che può apparire quando si parla di queste cose, Microsoft eventualmente, perché è figlio del libero mercato, eccetera, si preoccupi di quello che viene chiamato gli American citizenship, cioè essere buoni cittadini, ovvero partecipare a delle discussioni locali o internazionali per superare queste tipologie di tematiche. E per esempio con i vari governi italiani che si succedono, adesso abbiamo iniziato con questo qua, evidentemente forse dovremmo ancora cambiare, sono in corso delle operazioni importanti in cui anche noi, ma capite, noi siamo una delle realtà in Italia, diamo un contributo. Per darvi un'idea, qualche anno fa, dico una cosa proprio molto elementare, siccome i digital divide si realizzano soltanto a geografia del mondo, ma anche rispetto alle differenti età in Italia, ora nella scuola italiana vuol dire l'età media di 248 anni e gli studenti sapevano l'età, insomma, fino alla scuola superiore, c'è un grosso gap nell'utilizzo oltre che nella conoscenza delle tecnologie. Uno degli investimenti che Microsoft ha fatto, investimenti, non c'è niente intorno a me, e che abbiamo chiesto alle altre aziende di
fare, d'accordo con il Ministero, ai tempi era l'istruzione, poi è diventato mio, adesso non sappiamo come si chiama più, è stato quello di formare i professori a cercare di comprendere meglio determinate tecnologie. Ora, non è che possiamo parlare di tutte le tecnologie. Per gli anziani, per esempio, abbiamo fatto gratuitamente in molte città dei corsi che sono durati settimane e hanno portato 400.000 anziani in Italia, cioè over 60 per intenderci. Adesso veniva scelta questa come valutazione, d'accordo con il Ministero competente, a fare informatizzazione di base. Questa è stata un'iniziativa legata al digital divide locale. Poi ce ne sono un sacco d'altre, niente che me dica, perché ci sono sui siti di Microsoft, delle fondazioni legate a Bill Gates, eccetera. In merito al discorso del... adesso guardo un attimo... Oh sì, questo è interessante sicuramente. Il discorso del... microfono. Degli strumenti, di ciò che uno strumento risponde alla domanda dell'impresa, di perché un'impresa dovrebbe utilizzare software libero piuttosto che software di un'azienda commerciale. Io posso dire che il motore di un'impresa che deve fare ritorno dalla vendita del software è sicuramente l'esigenza del cliente. È chiaro che in determinate epoche, lo dico con molta serenità, l'evoluzione delle funzionalità rispetto agli scenari di impiego delle tecnologie non è stata, questo giudizio personale è critico, nel senso che immagino mi sono occupato anche di, ero fra quelli che hanno spinto verso un passaggio diverso, più veloce, non è stato all'altezza delle esigenze operative che nel frattempo si sviluppavano. Però vi posso dare anche una visione diversa delle cose. La quantità di aziende in Italia che dispongono di un server, così oppure che lavorano in modalità di collaborazione, quindi condividono le informazioni a livello di aziende, considerando che in Italia abbiamo 4.200.000 imprese, di cui quelle dichiarate, edito discorsi sul sommerso, 4.100.000 sono imprese con piccole, con meno di 50 dipendenti, la maggior parte, metà di queste, hanno meno di 10 dipendenti, per intenderci. Queste imprese non sono abituate a lavorare per processi, cioè non dialogano fra loro se non per processi molto elementari. Per intenderci, le informazioni sono sul computer del venditore, che magari non è un dipendente dell'impresa, perché la piccola impresa non si può permettere un venditore a libro paga, e il venditore, quando va via, porta via con sé le informazioni relative ai suoi clienti, alle operazioni fatte e via dicendo, e l'impresa perde patrimonio. Per cui oggi c'è il problema che abbiamo in Italia, è che ascoltando le esigenze di lavoro dell'impresa ci troviamo nel disporre verso la grande impresa delle metodologie che maggiormente vengono richieste per i processi che le grandi imprese stanno adottando per essere più competitive, bla bla bla, più efficienti. Ma la piccola impresa italiana non ha la forza per investire e modificare i propri processi di lavoro, che la soluzione sia aggregabile o meno, qualunque sia la soluzione, di certo non li può farla mai. Noi non siamo una società di consulenza che vende questo genere di servizi. Non vogliamo farlo perché altrimenti gli azionisti dicono tu eri un'azienda di software, lo sapevi fare. Poi discutibile o meno, questa è la scelta. Non siamo un'azienda di servizi. Per cui, di sicuro, un'impresa come Microsoft ha come fine capire quali sono le esigenze delle aziende e cercare di risolverle. Questo è il motore che guida lo sviluppo. Quando non l'abbiamo fatto è stato un errore. In merito alla tematica delle metodologie in uso, qui toccherò anche, ne approfitto per darti una risposta, perché ci sono, a seconda del momento dell'ingegneria del software, diverse discipline che l'Accademia, più poi l'ingegnerizzazione applicata, ha consolidato in circa 40 anni praticamente di metodologie. Prendo una delle tematiche dell'ingegneria del software più rilevanti oggi dove i sistemi sono interconnessi tramite qualcosa, internet, che non era stata pensata per l'uso che se ne fa oggi, cioè l'infrastruttura internet. Rispetto alla sicurezza, noi fino a 5 anni fa abbiamo avuto un approccio. I nostri gruppi lavoravano mediamente come entità fatte anche da migliaia di persone singole, dialogavano fra loro a livello di protocolli di comunicazione quando i prodotti dovevano praticamente parlare. Ma sul tema sicurezza... Infatti da quanti? Dipende, i gruppi possono essere... No, dipende, perché ci sono dei progetti che sono nati, voglio dire, da 4 programmatori, 8 tester e 3 architetti. Perché i programmatori, pochi, in quel caso lì andavano bene. Quando parliamo di un sistema molto complesso, il lavoro è organizzato. E lì le metodologie sono fondamentali. Rispetto alla qualità del software, la sicurezza era la tematica principale. 5 anni fa abbiamo cambiato totalmente approccio, sono stati rivisti tutti i prodotti, ma proprio tutti, a parte economicamente, è stato uno sforzo di ruolo notevole. E per darvi un ulteriore ordine pratico, perché se bisognerebbe andare nel dettaglio, ci sono tante iniziative, si chiama Trustworthy Computing. Oggi c'è una società esterna, indipendente, che certifica da un punto di vista di sicurezza
il codice. Abbiamo iniziato con Windows Server 2003. Vista è un prodotto che è stato preso da una società esterna nei sorgenti e verificato. I sorgenti e la conoscenza. Ma voi avete dato tutto il codice e già del vostro sempre delle innovazioni, sì, a un'azienda che c'è un'azienda esterna che certifica linea per linea rispetto alla sicurezza come è stato scritto Vista. Tutti 50. Quindi cosa ci aiuta a fare? Sono molte più di 50 milioni. Sono costruiti. Allora è sicuramente bug free. Non è bug free, perché la società serve anche per verificare se le metodologie sono quelle corrette e poi vengono scoperti anche i bug. I cicli di test, ragazzi, sono fatti appositamente per andare a identificare gli errori. Il motivo per cui poi la conoscenza viene condivisa non è la conoscenza che non viene condivisa. Le università dispongono della possibilità di avere gli interi sorgenti dei prodotti principali di Microsoft. Molti dei nostri prodotti, lo garantisco, vi dico la lista dell'università che così facciamo un po'. Quindi, se nell'università si insegna metodologie, si studia metodologie, ma non si producono poi prodotti che vanno a dire in commercio, i sorgenti sono disponibili. 60 paesi al mondo hanno firmato delle direttive sorgenti, li usano anche a livello nazionale per studiarli e verificare che non ci siano quello che in passato poteva anche essere, magari senza creare un danno, comunque una violazione di determinati principi. Il famoso uovo di Pasqua, che non ci sono più, e non è possibile più, perché sarebbero le cose più elementari di terapia. E poi ricordate che ci sono 100 milioni di linee di codice rese a disposizione in sotto licenze che sono assimilabili a quella che voi chiamate GPL o che il mondo chiama genericamente GPL, anche perché lì ce ne sono varie. Sotto c'è la ultime cose. Andate sul sito codeflex.com ed è l'iniziativa di marzo per progetti collaborativi di community, anche in licenze open source, anche GPL. Sopra troverete per esempio il sorgente intero documentato di Windows CE, il sistema per i telefoni device e via dicendo. Il perché l'abbiamo fatto? Per stimolare lo sviluppo di determinate tecnologie che sono molto legate a periferiche. Allora ragazzi, cioè per me posso anche star zitto, me ne ritorno a casa. Nel mercato portatile soprattutto succede che quando uno compra un portatile si trova sicuramente il sistema Windows preinstallato. C'è anche Linux preinstallato in molte situazioni. Sì, però nel 95% dei casi sappiamo, visto che legalmente è possibile avere i soldi della licenza in dietro, perché uno non è obbligato a comprarlo, ma praticamente è impossibile questo, perché sicuramente senza lì delle case produttrici... Ha provato a chiamare il nostro? Ci sono io personalmente a garantire il fatto che se vuole. La procedura esatta è sicuramente... Si chiama il customer service, il 7039, adesso è 2021, 703921, tranquillamente. Guardi, tutto quello che loro praticamente... No, c'è la procedura, loro sanno. Tutto quello che loro praticamente fanno viene documentato, quindi io sono in grado anche di andare a vedere la sua richiesta per verificare che abbia successo. Cioè, voi mi tutte le persone che stanno provato che nessuno si è riuscito, o Centralini... Non lo so se il suo ho sentito, io le dico che se lei ha motivo, allora guardi, il prodotto preinstallato, la decisione viene presa dal costruttore dell'hardware che ha in licenza il prodotto, è una licenza diversa, non è la stessa licenza che diamo noi al cliente finale, per cui ci sono delle condizioni che detta parzialmente anche il costruttore dell'hardware. Infatti sto parlando dell'altro costruttore. O non tutti i costruttori hanno la stessa mentalità e modalità di lavoro, ok? Per cui per ciò che se lei va a comprare un software, un computer con preinstallato qualcosa e non lo vuole, può già all'inizio col produttore, guardi la Dell cosa fa, la Dell le fa scegliere quello che le vuole preinstallato. Quella secondo me è la strada per evitare tutti questi contenziosi, io dico con molta onestà. Ci sono delle macchine che sono in produzione in questo momento da HP, per esempio da Dell, che vengono preinstallate tanto con Linux quanto con... E quindi il mercato si sta muovendo in quella direzione. Che è la risposta migliore, perché si risolve il problema. Può capitare, spesso che per esempio una casa... L'ho capito, solo che io ho fatto un contratto col costruttore hardware, le do ragione, sì, però non posso risolvere quello che il costruttore hardware vuole fare. Non, ma no, ma ascolti, io non posso, ma non è questione di immagine. Se lei ha scelto un prodotto piuttosto che un altro, lei è libero, io sono libero di scegliere quello che vuole inserire, no, non c'è mica problema. Non compro la macchina e installo Windows se non vuole, fine dell'argomento. Cioè, c'è alternative che compro. Come non ci sono alternative? Ci sono alternative. Ma chi ha detto che non ci sono alternative? Ci sono. Scusate, mi risponda alla domanda, sì, poi passo la parola alla professoressa. Allora, ci sono da distinguere,
riguardo l'università ci sono due modalità di valutazione da prendere in considerazione. L'università che ha delle esigenze di amministrazione e di gestione della impresa università, dell'istituzione università, ognuno la chiama come vuole, ok? E poi c'è l'università che fa didattica, cioè che insegna. Rispetto alle valutazioni di università, che l'università fa nell'ambito gestione dell'università, ci sono dei responsabili dell'università che credo che abbiano una competenza adeguata, poi sono anche discutente, protestato, non so cosa dirvi, che usualmente, in una economia di mercato, per fortuna si può fare ancora così, prende in considerazione tre criteri che i colleghi che studiano, voglio dire, economia, usano tutti i giorni, che è costo, valore, rischio. Fine. Presumo che dato che se sono al loro posto avranno dimostrato delle competenze, nelle valutazioni che fanno costantemente, costo, valore e rischio sia il fattore che guida la scelta. Se lei è interessato a vedere situazioni in un'architettura piuttosto che un'altra o miste, che vantaggi costo, valore e rischio hanno portato a delle aziende, ogni azienda è un caso a sé, ognuno deve studiare la questione per la propria realtà. Noi sul nostro sito lo facciamo vedere, dei casi, ci sono altre entità a noi concorrenti, per esempio Novell, che mostra le sue, Oracle le sue. La cosa migliore è che la valutazione segue dei canoni economicamente importanti, quali sono costo, valore e rischio. Quindi questo è il tema. In ambito di didattica è diverso. Io, il punto che ha sollevato il tuo collega prima, lo capisco. Cioè, per me, se per insegnarti a usare il word processor interno e macchina da scrivere hanno usato Office, Microsoft, per fare macchina da scrivere, per me ha senso che in università, cioè in didattica, potessero usare anche Rise di OpenOffice. Il punto qual è? Non so per quale motivo hanno usato Microsoft Office, non perché io lo dico, garantisco, però se devono trasferirti, se devono trasferirti delle metodologie di lavoro ormai tipiche nelle aziende più importanti, quantomeno più grandi, o comunque del futuro, qual è la collaborazione o altre tematiche di questo genere, questi in Office Microsoft ci sono. In OpenOffice non c'è altro. Quindi io non so darti la risposta perché non so da dove sono partito. Riconosco che potrebbe esserci simmetria, però ti garantisco che se vuoi collaborazione, per esempio, non sono previste. E attualmente OpenOffice non è. Per le produttività è individuale OpenOffice quando avviene. Se parliamo di collaborazione, di scenari di mobilità, per esempio l'integrazione con i portatili, di gestione delle informazioni, per esempio, io devo dire a te una cosa, non voglio farla sapere un'altra, non è conoscenza, voglio dirti che non andrò a scuola domani, non voglio che mia madre lo sappia, ok? Ho bisogno di essere certo che tu non giri questa informazione a mia madre. Questo è supportato da Microsoft Office e nelle aziende che si usano queste metodologie, non è supportato da OpenOffice. Allora io non lo so perché è stato scelto, però ricorda che ci sono questi criteri, il costo, valore e rischio. Ok, velocissimi perché so che la persona del Microsoft deve andare e voglio parlare di fronte a loro e dire che sentano la mia risposta. Allora, prima detto che vanno dai governi, questa non è, si chiama opera di marketing, si chiama lobbying, è il suo nome, e loro lo mascherano, regalano le cose alla scuola, si chiama condizionamento dell'educazione, al suo nome, regalano sempre le cose di valore zero, come vi ho appena spiegato, e tendono a condizionare i nostri giovani a spiegare che quello è l'unico mondo possibile. La patente europea l'abbiamo vista, prima ha detto una frase che mi ha lasciato sconvolto, ci ha concesso, se volevano usare OpenOffice potevano, ringraziamo della gentile concessione, ma secondo me dovevano, e cambio le cose. Perché non è possibile insegnare qualcosa che fa dell'università lo sponsor di qualcuno. L'università deve essere super partner, dobbiamo volare alto. Scusi, se OpenOffice non supporta la collaborazione, quella è un pezzo della didattica. Con che strumento la collaborazione sulla lavagna come ha fatto prima? Per esempio, l'informatica. Tra l'altro non bisogna legga Stoll, riflessione di un eretico high tech. Nella scuola bisogna insegnare concetti, bisogna che cos'è un database, andare a insegnare la collaborazione e il coso. Le posso chiedere una cosa? Quando è che Stallman ha iniziato a scrivere su queste cose e a diffondere questo pensiero? Che anno era? 1975. Però ha iniziato perché ci sono gli scritti pubblicati, era il 75 comunque, e forse anche l'80. E allora, voglio dire, evidentemente è 25 anni che le abbiamo le idee per capirle. Sì, è sovraintelligente,
25 anni che c'è una ditta che sta tentando di colonizzare il mercato facendo lobby, regalando software, tentando di fare modo di cambiare le cose, facendo ricatti alle ditte produttrici dell'hardware, perché il produttore dei portatili, se vendono software e lasciano la libera scelta, possono avere condizioni di mercato diverse. Certo che un produttore tende con delle leggi. Non è possibile, ci sono delle leggi. Ma no, vabbè, è la legge del mercato. Lasci modellare la mia quando fai le mani. È la legge del mercato. Ci sono delle leggi che impediscono gli atteggiamenti prevaricatori che ci sono stati agli inizi degli anni 90. Per cui le aziende... subito due condanne, una negli Stati Uniti e l'altra dall'Europa. No, negli Stati Uniti non siamo stati condannati e in Europa non è stata condannata. E quello che è in discussione in Europa non riguarda quanto il professore sta dicendo, la libertà del costruttore hardware di installare il sistema operativo. Di offrire quello che vuole. Scusate, trovo il microfono così siamo ad armi pari. No. Che ho col microfono senza. Vorrei spiegare per bene che se un fornitore ha a disposizione vede che il 90% del mercato per condizionamento precedente è verso un fornitore, farà tutto per inchinarsi a quello e fare tutto quello che vuole. È ovvio che fa i driver li trovate già fatti dal fornitore per loro, e invece noi dobbiamo stare a fare la fatica a nostro costo di capire come funziona l'interfaccia. Pensate a Broadcom, l'interfaccia wireless, capire come sono fatte per consentire alle persone di avere dei prodotti liberi. Quindi stiamo lavorando non ad armi pari. Concluderei dicendo due numeri. Sta arrivando Windows Vista, ci sono circa 30 milioni di calcolatori in Italia e sono per difetto. Ho guardato i prezzi di un OEM, da un fornitore OEM, circa un 110 euro, 120 più IVA a macchina è il prezzo che si pagherà facendo un mix fra Basic, Business e Ultimate. Vuol dire che, pensando a un parco macchine, è una fregatura quella che vi dicono Sony consiglia l'acquisto di software Windows, obbliga di fatto all'acquisto, e 4.5 milioni di euro in 3 anni di licenze. Poi ovviamente non funzionano gli hardware attuali, 15 miliardi di euro per aggiornamento hardware, e poi se uno ha l'office ci vorranno altri 5 miliardi. Avere le icone che ballano, le cose, avere questo, mi sento il grillo parlante che sta parlando a dei lucignoli che pensano al paese dei balocchi. Il paese dei balocchi ci costerà mezza finanziaria, bisogna pensarci per tempo, e questo è il grosso che possiamo fare. Concludo dicendo, io dico le mie idee e i miei colleghi mi vedono come rompiscatole all'interno dell'università, ma io sono libero di dire una cosa e il contrario della cosa. Altri devono parlare per la loro società. Non so se era la risposta alle cose che vi ho detto io oggi, ho parlato non in mia, perché altrimenti non sarebbe stata utile la discussione. Quindi non sto parlando non della società, e anche delle cose che ho appena citato, ci sarebbe tantissimo a dire. Io non ho il blasone del professore perché sono un docente, però parlando il mio, quindi quello che avete sentito l'opinione di un cittadino. Poi conosco i fatti di Microsoft, vi posso raccontare delle cose, ma questo è un punto fondamentale. Andate a guardare, costruitevi voi dai fatti una vostra valutazione. Secondo me è sempre questo il criterio, perché open source va bene in certi contesti, altre cose vanno bene in altri, come tutto nella vita. Ognuno di voi sa qual è il paradigma, lo applichi.